Ladies and gentlemen, dal balcone di Palazzo Venezia in Roma, benvenuti ad una nuova tracotante puntata del Renzi Decido Tutto Io Show. Oh. Buonasera Renzi. Ma signori miei, sì, sono su un balconcino. Infatti, sì. Non voglio nascondermi. So benissimo che l'immagine di un balconcino a tanti italiani rimanda a ricordi dolorosi. In effetti, sì. In effetti Giulietta Romeo di Zeffirelli era una palla mostruosa. No, no, non quel balconcino. No, non è quello, eh. Follower, di Tiglio! Followers. Di Tiglio! Di Maggie! Buonasera! Stia calmo, guardi, non... Italiani, concittadini! Sì. Amici di Facebook! Ma cosa c'entra gli amici di Facebook? L'ora delle decisioni irrevocabili è giunta! Ah! Questo paese ha bisogno di un premier forte! Ma sa che forse... Inflessibile! Con le palle! Io pensavo alla Merkel, se va bene? Guardi, è un'idea, eh! Le parole d'ordine sì, sono tre! Sì. Credere! Sì, va bene. Obbedire! Vabbè. Combattere! Ma sì, ma non usi. Credere alle panciane che dico! Obbedire alla Germania! E combattere la minoranza del PD a Barbacco! Ma cosa fa? Cosa... Sono dittatore, Ho capito, vabbè, certo. Cos'è? Le piace? Cos'è questa cosa? È la dittatura 2.0. Ecco, ma è meglio non averla la dittatura. È proprio come l'iPhone sottile, maneggevole, 16 sì, no. Giga di furbizia. Sì. E milioni di italiani se ne muoiono per la vela. Va bene, per favore, però non scherziamo, perché stiamo per celebrare una fondata fondamentale per la democrazia, no? Dico domani. Hai ragione, è vero. Quell'evento così importante grazie al quale ognuno di noi può esprimere liberamente il proprio pensiero. Ecco, bravo. Quasi dimenticavo che 10 anni fa è nato YouTube. No, non è quella la data, guarda. Dai, stavo scherzando, voglio augurare a tutti e a tutte un buon Liberation Day. Sì, Liberation Day, ho imposto per decreto che il 25 aprile fosse domani, così ci scappa un bel ponte. No, guarda, non l'ha deciso lei, adesso va tutto bene. Meno male, bravo, lo dica alla minoranza PD che mi si accusa di decidere tutto da solo. Sì, no, guardi che l'accusano in tanti per questo atteggiamento un po' arrogante. Berlusconi, per esempio, ha detto che lei è bulimico di potere. Signori miei. Sì, no, stia calmo, guardi. A parte che è come se Maria De Filippi dicesse a Filippa Lagerbach che sta troppo in video. Vabbè, ma a parte questo, guardi, è vero. E poi bulimico è una parola che non mi si confà. Ah, ma non le piace, bulimico. Mi descrivono meglio termini come vagamente interessato. Sì, no, vabbè. Sto al massimo un po' attento. Vogliamo arrivare a paranoicamente ossessionato dal potere? Ah, ecco, quello lo accetto, ma bulimico no. Vabbè, bulimico no. Se c'è una cosa che il 25 aprile ci ha insegnato è che l'Italia ha bisogno di un uomo forte. No, guarda, veramente il contrario, il... Lei se lo immagina? I partigiani sulle montagne? Sì. Prima di ogni operazione avessero dovuto fare le primarie. Ma cosa c'entra? La riunione di segreteria, l'incontro con le commissioni, parlare con Cooper, due coglioni... No, fermoli! Altro che Mussolini! Ci sarebbe stato ancora Giulio Cesare! Vabbè, però ecco, stia calmo. Non... Sa qual è la differenza tra la mia dittatura e quella classica? Non faccia quel gesto. Che noi usiamo l'olio di ricino di Italy. Ecco, appunto, senta però, parliamo un attimo del PD. Sì, le dispiace se mentre parliamo le sue domandine io innaffio un po' i gerani che hanno bisogno d'acqua, per favore. Sì, ma non... Sembrano morti, sembrano i sindacati. No. Lei parli pure che ascolta. Sì, no, ma volevo chiedere... No, continua la guerra con Bersani, no? Addirittura l'ha escluso dalla festa dell'unità, lei. Cosa fa? Ma cosa fa? Sono presi... Sono un dittatore. Ho capito, però... Non è che deve farlo... Cos'è le parte... Signori Maestro Svalbard! Stia calmo, ma dai, su. Questa della festa di unità è una questionzina delicata. Una questione delicata. Che merita una riflessione seria! Va bene, adesso... Aia! Sì, ecco, appunto, stia calmo. Lei lo sa che Bersani... Che se Bersani entra...
alla festa dell'unità, così come l'ho fatta diventare oggi. Sì, con le alghe. La festa ha una crisi di rizzetto e Bersani viene sbalzato fuori. Ma non è vero, adesso non credo. Volete che abbia sulla coscienza una personcina detta come Pierluigi? Sì, ma non credo che sia per questo. Ma poi scusi, lei ce lo vede Bersani con la bindia a fare il gioco aperitivo con il limone sulla fronte? Ma magari non si fa il gioco aperitivo. A mangiare la salsa di alghe invece che la salsiccia alla brace. Ma forse l'alga. Lei ce lo vede camminare cercando una bandiera rossa. E alla fine aggrapparsi disperato a un'insegna della Coca-Cola, che è l'unica che c'ha un po' di rosso ancora. Ecco, questo non signori è... miei, è finito il tempo delle feste dell'unità tradizionali. Questo l'abbiamo al capito. Posto dei compagni ci sono le company. Ecco, vai, va bene. Vai, basta, stia calmo. No, questo però è un cambiamento scioccante. Non faccia quella faccia, la prego. È un cambiamento scioccante soprattutto per chi è di qualche generazione fa, tipo, non so, Guccini. Cosa fa? No, dico, Guccini, no? Come l'avrà vissuta questa cosa? Un po' male, immagino. Male? Come fa me l'ha vissuta male? Non so, perché sa Guccini. Era così contento che mi ha chiesto di fare un duetto con lui. Cosa? Lei e Guccini avete cantato insieme? Certo, oppure il filmato. Ah, mi ha fatto piacere, sono stato contento di dargli un po' di notorietà. No, guardi, Guccini. Guzzini. Ma che povero! Un cantante che non ha mai neanche fatto X Factor. Ma vabbè, ma non è che X Factor sia un parametro? Che cavolo, no, non conosce Guccini. Guardatevelo, guardatevi il filmato, duetto, guardate come con Guccini. Guardatevelo, guardiamolo. Sì, guardatevelo. Dice Francesco, vieni alla festa, e io rispondo, son mica matto, non sono buono a chinare la testa, io a ste cose non son mica dato. Dite pure che son vecchio, che son da rottamare, ma il sushi con le alghe non lo voglio mangiare. Io voglio il vino, i ciccioli di grasso, ho nostalgia di Gramsci e mi ritrovo sto gradasso. Cantavo le canzoni con dei temi sociali, a questi frega solo di finire sui giornali, per far due riformine rinunciano alla storia, e se li guardi bene vedi arroganza. Venivamo da lontano con le nostre bandiere rosse, ora siamo con l'Alfano come se niente fosse. Il popolo era fiero, il popolo era sveglio, ora voi parlate inglese per incularlo meglio. Ma non vedi che tutto è magnifico? Faccio un selfie al mio ego ipertrofico. C'è Bersani, non c'è l'unità. Ditemi voi fessi che festa che sarà. Magari ai dibattiti ti spiegano cambia verso. Ci viene anche Verdini e Silvio Porta a Dudu. Dicono per convincerci e sembra un'autoipnosi. Per loro siamo buffi, conservatori odiosi. Sono io che sono sbagliato, ma tutto sto moderno mi sembra propaganda fatta in gloria. Ma non governo. Vedi che figo galattico. Twitterito, poi pazzo anche il bulbero. Renzi attacca i gufi, si arrenderanno. Perché Renzi ce l'ha attaccato coi gufi? Cosa gli hanno fatto? Comunque il presidente del Consiglio è quello di destra. Vabbè, questo era inutile dirvelo, tanto con chiunque lo metti Renzi è sempre quello più a destra. Intanto io vorrei spezzare subito una lancia a favore dei gufi. Perché una leggenda popolare dice che siano uccelli del malaugurio, animali inquietanti, solo perché... si fanno vedere esclusivamente di notte. Ma cosa c'entra? Anche Bruno Vespa si fa vedere solo di notte, eppure non è mica inquietante. Ho sbagliato esempio, eh? Ok. Però, a parte questo, io mi domando, perché in questo paese se uno non è d'accordo con Renzi diventa automaticamente un gufo? Bersani, Landini, Grillo, cioè lui li chiama gufi perché contrastano con la sua idea dell'ottimismo a tutti i costi. Perché Renzi è ottimista a prescindere, no? È il suo modo di essere. Io ve lo giuro che ci ho provato a essere ottimista, come dice Renzi, ma guardate che in questo paese essere ottimisti tout court
è difficile. Per quanto uno ci provi, ci sono sempre tante piccole rogne quotidiane che ti riportano sempre coi piedi per terra, no? Ma che poi rogne non rende, come possiamo definirle? Ecco, cazzetti. Tanti piccoli cazzettini che... no? Esempio, tu ti svegli la mattina, c'è il sole e pensi, ma sai che forse Renzi ha ragione? Ma guarda che bella giornata, faccio una bella doccia e poi esco. E poi però, oh, cazzettino. 2015, aumento della bolletta dell'acqua. Acqua perché aumenterà la bolletta nel 2015. Vabbè, dai, chi se ne frega dell'acqua, sono ottimista, niente doccia. Esco sporco, faccio un bel giretto in macchina. Un altro cazzettino, com'è possibile? Eh sì, perché il 2015 degli aumenti, più caro il bollo auto. Ma lo sai cosa ti dico? Meglio vado a piedi, ottimismo, dai, ma sì, scendo al bar a farmi una bella birretta. Un altro cazzetto con la birretta, no? Sì, birra amara, nuovo aumento delle accise, il terzo in 15 mesi. A quel punto cosa fai? Sei a piedi, assettato, sporco, come minimo attraversi la strada, finisci sotto un camion e mentre sei lì morto, dici, beh, io non arriverà. No, ti arriva il cazzettino anche da morto. Nuovi balzelli sulle pompe funebri. Addio all'esenzione IVA. Ma cioè, ma lo capite, no? Cioè, ma porca di una paletta, oh. Cioè, ci aumentano le tasse anche da morti. Ora, sulla vita eterna ci sono ancora dubbi, ma sull'IVA eterna cominciamo ad avere delle certezze. Io capisco che se sei al governo devi sempre fare finta che vada tutto bene, no? Però bisogna stare attenti, perché poi si rischia di sconfinare nella propaganda, no? Ottimismo e pessimismo non vogliono dire niente, ragazzi. Sono atteggiamenti, no? Sono umori. Non è che se sei un ottimista sei un bravo premier, se sei un pessimista sei una pippa, no? Scusate, ragazzi, ma... la Merkel, secondo voi, è una che sprizza gioia da tutti i pori? Me la fate vedere la Merkel? Questo è il massimo momento d'allegria che esprime la Merkel. Qui, probabilmente, era quando la Germania ha vinto i mondiali. Cioè, altro che gufa, ragazzi. Se tu di notte vedi la Merkel che ti guarda così, appollaiata su un ramo, chiami l'esorcista, che però non viene perché si caga addosso, cioè... I gufi in confronto alla Merkel mettono buon umore come Totò e Peppino. Cioè, è vero che la Merkel non ride mai, però chi è che ride sono gli operai tedeschi che sono pagati più del doppio di quelli italiani. Questo non è né ottimismo né pessimismo, questo è governare bene il proprio paesismo. E invece guardate Renzi, guardate, fammi vedere. E ride sempre. Quando mi dai, vabbè, ma adesso un motivo buono per ridere ce l'ha perché... ha portato a casa la legge elettorale e Mattarella l'ha firmata. Mattarella l'ha firmata. Sì, è scoppiato un po' di caos, c'è stato un po' di casino. La legge è stata approvata da un Parlamento semivuoto. Le opposizioni sono uscite a metà e a metà del PD e a metà del PD ha fatto la finta di avere la pertosse, ma Mattarella l'ha firmata. Certo, l'hanno approvata senza discussione, a colpi di fiducia, ma Mattarella l'ha firmata. Certo, c'erano le opposizioni in rivolta, guardate come era incazzato questo deputato nel suo discorso alla Camera. Guardate, regia, me lo fate vedere lo stralcio del suo intervento. Guardate, oggi voi del governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione, avete sistematicamente escluso di discutere con l'opposizione, siete andati avanti soltanto per non fare cadere il governo, ma le istituzioni sono di tutti, della maggioranza e dell'opposizione. Sergio Mattarella alla Camera il 20 ottobre del 2005 in occasione del voto sulla riforma costituzionale del governo Berlusconi. Scusate, ma quanti Sergio Mattarella ci sono in politica? No, perché non sarà mica lo stesso che ha firmato l'Italicum. Come si fa a cambiare opinione in questo modo? Sono passati solo 10 anni. Se Mattarella cambia personalità con questi ritmi, nel 2025 ce lo troveremo a fare il frontman dei Rolling Stones. Scusate, me la portate... me la porti, grazie. Io adesso tento di diventare Mattarella, perché io non mi ricordo più come fa. È tanto che non lo faccio, Mattarella. Aspetta un attimo, Silva. Aspetta un secondo, perché... Com'è che lo facevo? Solo che la giacca è stretta, ci vuole una taglia in più. Perché se faccio così...
Sì, lo so. Sono caduto in contraddizione con quello che ho detto 10 anni fa. Ma che ci posso fare? Sono un uomo anch'io, ho le mie debolezze. Non bevo, non fumo e frequento solo le orsoline. Ma qualche vizietto, lasciatemelo. Io sono nato per firmare leggi elettorali. Il primo Mattarellum l'ho scritto alle elementari. Tutti facevano il tema al mio compagno di banco e io facevo già la mia legge elettorale. Vedevo i miei compagni andare in banco, in bagno con i giornaletti sporchi e io ero l'unico che dentro ci nascondeva il titolo quinto. Da piccolo mi massacravo di commi. La mia prima fidanzatina l'ho conquistata recitandole le disposizioni transitorie e finali. Poi abbiamo litigato, io mi fermavo troppo sui transitori e lei voleva arrivare subito ai finali. Mi ha mollato per incostituzionalità. Silvano Belfiore. Cinque imbecilli con i motorini erano saliti attraverso lo scivolo per i disabili per andare a fare le sgommate nella piazza appena inaugurata. Autentici animali. Animali. Questi imbecilli che vanno imbrattando i muri, i marciapiedi, ma io non so come si possa dirsi civili. Abbiamo sempre qualche imbecille che dopo una settimana arriva la notte a fare la scritta con la bomboletta per lasciare la propria firma o per mandare un messaggio d'amore alla propria ragazza. Ciao fiorellino, ciao... Sì. A via Calenda c'è, cioè, sei frullino, sei il mio battito d'ali. Io vorrei dire alle ragazze, guardate, per proprio come fatto di metodo, se voi trovate un ragazzo che è così imbecille da scrivere questi messaggi, prima lo lasciate meglio è. Ci sono questi personaggetti che sono l'espressione del parassitismo di questo paese. Guardateli in faccia, sono tutti figli di papà. Sono tutti personaggetti che passerebbero sul corpo della madre, diciamo, pur di fare un po' di speculazione, di fare sempre con la risatina sulla faccia. Travaglio, cocco bello. Buonasera, sindaco De Luca. Senta, Travaglio in questi mesi l'ha molto attaccata per le sue vicende processuali, no? In cui lei è coinvolto. Travaglio. Sì, Travaglio. Travaglio, sì. Travaglio, sì. Ha fatto un editoriale. In Travaglio cui... Marco. Travaglio Marco, si chiama Marco, sì. Cocco bello. No. Con questo sorrisetto sulla faccia. Vabbè, ma parliamo invece delle accuse. Personaggetti. Sì. Personaggetti, gentucola, sì, vabbè, cialtroneria pura. Vabbè, però no. Travaglio lo vorrei... Vede, io vorrei incontrarlo nel sottoscala di notte. No, non è caso. È come un coniglio, dargli la botta finale. No, invece... Sono gentucola. Gentucola, perfetto. Personaggetti. No, però, sì, però, io... Sì, e se risponde alle accuse, no? Perché appunto questi processi sono... In cui lei è coinvolto. Sono orgoglioso dei miei processi. È orgoglioso? Se qualche reato è stato commesso era fin di bene, perché quando sono arrivato io qua... Sì. A Salerno, sì. Parentesi, sì. Travaglio questo non lo sa. Vabbè, perché è un personaggetto. Ma lasci stare il personaggetto. Come ho trovato io Salerno? Quando è arrivato? Non lo so. Eravamo al Mesozoico. No, non credo, forse lei ha fatto molto, ma... Quando sono arrivato io mi pagavano in conchiglie, c'erano individui. Non credo, guarda. C'erano individui con pelli di leopardo che cacciavano delfini usando armi fatte con le asce. Ma non... Con la selce. Ma non c'erano i delfini, guardi, non... Travaglio, personaggetto, sì, non sì, lo sa, c'erano dei pitoni in giro per le strade. Ma non credo, guardi. Serpenti. No, è un po' esagerato, Era tutta savana. Ma non Qualcuno credo. Qualcuno addirittura cacciava i delfini. Fini con i serpenti. Ma no, guardi, io dal non cielo credo. Piovevano uova di tirannosauro. Sta esagerando. Ora invece lei se va a Salerno, ecco. Modestamente, sembra Tokyo. Vabbè, certo, un po' l'ha migliorata. Ci magari. Sono giapponesi che arrivano a Salerno e dicono, oddio, abbiamo fatto il giro della terra e siamo tornati al punto di partenza. Un po' esagerata questa. No, però, senta, sindaco, no, le volevo chiedere una cosa. Allora... Secondo la legge Severino, lei non è eleggibile, no? Severino? Sì, Severino. Sorrisetto.
sorrisetto sulla Ma non pancia. Ha sorrisetto la Severino, quella la Travaglio. Personaggetti. Sì, ma no, se la no, signorina no, ecco, Severino, sì, che io stimo molto, ecco, venisse a Salerno nel rione Patricalà. Vabbè, ma non lo conosciamo. Nel tratto che va da via Marino Paglia a via De Granita. Ma non la conosciamo tanto. Sono 50 metri. Sì, ma non... Lì avevo fatto mettere una ringhieretta coi fiorellini. Sì, no, ma se la sono fottuta. Ho capito, però noi volevamo minorati parlare... psichici la... vabbè, per farci una porta da calcio. Sì, no, vabbè, però è una brutta cosa, però non c'entra. Sti quattro affannati mentali. Va bene, ma volevo parlare della Loro, Severino. Ma del... soprattutto le ragazze che si innamorano di questi qua, quara, qua, che si fottono le ringhierette. Ma non importa le ringhierette adesso, non... Io mi rivolgo alle ragazze... Sì. Non fidanzatevi con questi animali. Ma sì. Bestie. Ho capito. Pezzi di caffoni. Ma lasci stare, sì. Però no, io volevo parlare appunto della, della questione della sua ineleggibilità e dei suoi impresentabili. Perché la Bindi oggi ha detto che farà vagliare dall'antimafia i curricula degli impresentabili. Gli impresentabili. No? Sì, io volevo esatto. dire alla Bindi. Sì. Che stimo molto. Che stima, certo. C'ha quel rispetto. Sorrisetto. Non ce l'ha il sorrisetto. Non è che tutti quelli che... Che stimo e rispetto. Sì, che lei forse ancora non sa com'era Salerno. Ma sì, ma non... Prima che arrivassi io a sì, era peggiore, sicuramente. C'era un tripudio di morti. Ma non è vero. Non... Pezzi di cadavere no, agli angoli no, delle strade. No. Delfini morti appesi ai muri come sacrificio a misteriosi dei pagani. Ma no, diciamo. Ma no. No, guarda, lei l'ha migliorata. Se è arrivata la penicillina a Salerno, è grazie a me. Non credo. Non credo, sindaco. Lei l'ha molto migliorata, sicuramente, ma adesso non... La lavatrice sì, l'ho portata l'ha io. L'ha portata lei, va. Il cavetto USB per collegare il telefonino al computer l'ho portato l'ha portata io. Lei, sì. Va bene. E come un Prometeo moderno che dona il fuoco ai mortali, io ho donato ai salernitani il phon. Ma non credo. Io comunque e nonostante volevo... tutto sì, questo, ecco. Purtroppo, no, però io volevo... C'è ancora un 10% sì. di cittadini sì. che non si è voluto, no, diciamo, volevo... luridi sì. rimasugli di una civiltà primitiva, imbecilli. Perfetto, però... Sono quelli che rimpiangono la Salerno degli anni 70, sì. dove si divoravano carcasse di animali ma per le strade ma e no. si moriva di gotta. Ma lasci perdere. Parliamo se lei va dei suoi... via Cispiani e via Possetti, saranno 30 metri, 35 al massimo. No, non la conosciamo. C'è tu. Una fontanella che zampillava, ho ci capito. Hanno messo una gomma da masticare. E va bene, ma sono ragazza... Questi animali ma non zampilla più, questi ho affannati capito. Mentali la... hanno deviato l'acqua, sì. se la sono portata a casa loro e la scaldano bruciando la panchina che stava vicino alla fontanella. Ho capito. Imbecilli. Va bene, ma noi vorremmo sapere delle sue... Se lei pensa che in piazza Casalbore... Ma lasci stare la piazza Casalbore. Tanto non tutti conoscono Salerno. Impresentabili. Andrea Cialone. Quartiere Luci Rosse, bordelli autogestiti, cambiamo la legge Merlin. Dunque, in Parlamento ci sono 12 proposte di legge per riaprire le case chiuse. Ora c'è anche un gruppo di parlamentari bipartisan che stanno unificando tutti i testi. Sono d'accordo tutti, dal PD ai 5 Stelle, da Forza Italia al Nuovo Centrodestra. Cioè, in Parlamento, se c'è da fare un puttanaio, un accordo si trova sempre. Dunque, i punti cardine della proposta sono quartieri a luci rosse, bordelli autogestiti, obbligo di pagare le tasse e clienti col preservativo. Obbligo di pagare le tasse e clienti col preservativo. Io mi vorrei soffermare un attimo su quest'ultima immagine di un uomo tutto nudo, solo con le calze e il preservativo, di fronte a una prostituta in ghepier col POS in mano. Cosa faccio, il PIN? Faccia un po' un PIN. Cioè, io voglio dire... No, scusate... battutaccia di bassa lega ci sta, una maratona. Ora vogliono riaprire i bordelli, io però ve lo giuro, io non ho idea, non so che posizione prendere, perché in realtà c'è molta confusione sul tema, perché in Germania per esempio hanno riaperto i casini nel 2001, ma ora ci stanno ripensando perché sono accorti che la prostituzione non è calata, la malavita intorno non è stata ridotta. In Svezia hanno fatto il contrario. In Svezia c'è il reato penale per i clienti.
In Olanda invece è tutto legale, infatti in Olanda in qualunque stagione ci vai ci sono più italiani che olandesi. Cioè, nessuno in Europa ha ancora trovato la soluzione, eppure la prostituzione è un business mostruoso. Solo in Italia ci sono 9 milioni di clienti che producono un giro di quasi 4 miliardi di euro l'anno. 9 milioni di clienti. Ma non ce li ha nemmeno Fastweb, 9 milioni di clienti. Che pensandoci, un giro di 4 miliardi all'anno, altro che tesoretto per la finanza pubblica. Con le tasse sui casini risolveremmo i casini che ci ha lasciato la Fornero e si chiuderebbe il cerchio. Se poi in Italia riuscissimo dopo le prostitute a far pagare le tasse anche ai clienti, cazzo, sarebbe il massimo. Pensa che figata, coi quartieri a luci rosse sistemiamo un paese in nero. Belli, sarebbe bellissimo. Io sarei solo curioso però di sapere come funziona fiscalmente. Cioè, se ti fanno la fattura, poi te la scarichi. No, perché io mi chiedo, ma dal commercialista? Te lo immagini dal commercialista? Guardi, a conti fatti le converrebbe andarci più spesso. Ma io sono sposato. Lo so, ma però guardi che si scarica tutto, vai in uno scaglione più basso. Perché quello che non spende a puttane lo dà lo Stato, capisce? O lei tromba loro o lo Stato tromba lei. Deve solo decidere se essere attivo o passivo. Perché è così che funziona. Uppalala, buonasera Crozza. Cosa fa? Scusi se mi intrometto. Sì? Vi rubo un attimo il vostro comico Ciccione Pelato. Beh, però perché fa così? Scusi? Bene, ha dette tante su di me. Vero. Potrò dirne una io su di lei. Ha ragione, cosa vuole? Cosa stavo seguendo il monologo per altre vincente che stava facendo su questo tema che mi è caro, carissimo, oserei dire, perché sto ancora pagando adesso. Sì, bene. E cosa mi è sorto un quesito. Dica. Lei stava parlando a proposito delle detrazioni fiscali sulle signorine elegante. Sì, cosa vuole sapere? Bene, allora dico, mi è sorto un dubbio. Dica. Le troie si possono detrarre, ma soprattutto sono retroattive? Perché in questo caso, con quello che mi dovrebbe dare il fisco, altro che vendere il Milan, mi comprerei il Real Madrid. Figata delle figate, figata. Non lo so, non credo. Non crede, No. Infatti mi sembrava una cazzata, se ne andasse bene una. È un periodaccio, sto vivendo un momento, va bene, mi scuso, io vi ho interrotto, continuate col vostro programma comico che è divertente. Ha detto Berlusconi, cosa fa? Porco cane! Ma è caduto, si è fatto male, Berlusconi! Mi succede spesso in questo periodo, quando sono su un palco cado. Ah, me ne sono Allora accorto. Se per voi è lo stesso, io farei come alle ultime amministrative in Trentino. Cioè? Sparisco. Ok, va bene. No, ma ora, a parte Berlusconi, sapete chi è davvero in prima linea per l'abolizione della legge Merlin? Lui. Ecco, Matteo Salvini, qui è con Efebal, la paladina dei diritti delle prostitute. Lei è di origini turche, milita nella Lega Nord ed è la trans più famosa d'Italia. Bossi ha dichiarato: io Salvini non lo capisco più. Siamo passati da Fera dai Bal a Efebal. La Lega ce la duro, ma anche questa qua non scherza, manà. Vabbè. Allora, con lei al fianco, la Lega ha iniziato una campagna per l'abolizione della legge Merlin, no? Domani e domenica ci saranno centinaia di gazebo nelle maggiori piazze italiane. Legge Merlin, la Lega Nord, referendum per abolirla, al via la raccolta di firme. Dunque, regia, ce l'abbiamo il volantino, me lo fai vedere il volantino? Eccolo qua. Liberiamo le strade delle nostre città, tassiamo la prostituzione. Ecco, io mi domando, Salvini, ma prima di riaprire le case chiuse, non potremmo chiudere le case pound? Così la butto lì, Cioè, ben vengano le case di tolleranza, se prima però mi togli le case di intolleranza. Comunque l'impressione è che a Salvini non le freghi niente dello sfruttamento delle condizioni delle donne. A lui solo importa di ripulire le strade. Diciamo che le questioni etiche non sono il suo forte. Di fronte a qualunque problema, la sua soluzione è sempre un colpo di clava. Migranti, casa loro. Nomadi, ruspe. Economia, no euro. Religioni, no moschee. È intriso di pensiero primitivo, ragione come nei pleistocene. Lui è l'uomo di Legandertal. Fame, caccia, freddo, fuoco. Ustione, no fuoco. Orsi, casa loro. E adesso...
E adesso un altro bel colpo di clava sulla prostituzione. Io me lo sono immaginato fra le lucciole a fare la sua campagna per il referendum. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave di un mondo fatale. Siamo i fiori del mare. Ciao bello, vuoi fare amore? Ferma la macchina, dai. Che ti piace, cocco? Vuoi vedere la mercanzia? Guarda che questa è tutta roba naturale, sa? 100% made in Italy. Ma ti piace, copiamista? Ma vieni da me che c'è anche mia amica. Te famo morire, sa? Te cullamo come una creaturetta. Signorine poco vestite, scusate. Signorine poco vestite. Siete prostitute? No, io sono Rita Levi Montalcini e lei è Nilde Iotti. E queste sono le sorelle del convento qua a fianco, che gli si è rotto, che era il riscaldamento autonomo, e quindi stavamo qua tutte quante a riscaldarci. Oh, 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 che ridere, che simpatiche. Vi voglio dare un dato. Sapete quanta simpatia padana c'è tra le prostitute per strada? Zero, nada, nisba. Senti, cocco, guarda sono 50 euro in macchina e 100 per tutta la notte. Posso parlare col mio pubblico? Le avete sentite le signorine cosa fanno davanti ai nostri figli? Fanno propaganda all'euro, perché sono schiave di Bruxelles. Vi do un dato, sapete quante prostitute fanno pagare in polenta o in cacciagione? Nessuno, ve lo dico io, 5 meno 5, che fa zero, ma tu nada. Va via, che felpa brutta tiene lontano clienti. Brava, offendi pure, la signorina è venuta dall'estero per insultarmi. Lo sa che se mi insulta lei, leva al lavoro a milioni di italiani che vorrebbero insultarmi tutti i giorni. Lei vuole fare la prostituta con reggiseno a vista, i tacchi a spillo, le calze a rete. Liberissima. L'importante è che paghi le tasse, che fai i controlli medici e che le calze a rete siano italiane. Lo sa perché un padre di famiglia che arriva in macchina rallenta e apre il finestrino? Per controllare se le vostre calze sono prodotte a Varese. Ma cosa dici? Ma quelli si fermano proprio per noi. E tra l'altro la maggior parte sono i tuoi compaesani. Questo è quello che dicono i giornali della sinistra buonista, pagata dagli imam e dai venditori di babbucce con la punta rotolata per nascondere la verità. E quale sarebbe la verità? Glielo dico io. I musulmani che vanno alla moschea ci vanno forse con la macchina? No, di certo. Prendono l'autobus. E l'italiano che sale sull'autobus e ci trova gli egiziani a bordo che cucinano il kebab, che poi fanno le corse coi cavalli berberi. Secondo voi l'italiano ci rimane poi su quell'autobus? No, scende, va in macchina. Solo che la camicia che puzza di kebab, quindi accosta, abbassa il finestrino per respirare, ed è un attimo che sei in un motel, ed è per colpa della puzza del kebab e dei cavalli berberi che si rovinano le famiglie tradizionali. Volete sapere qual è la soluzione? La volete sapere? Case chiuse! Così pagate anche le tasse, vi do solo un dato. Sapete quanti anelli di ghisa per faldoni da commercialista sono stati prodotti nel Bresciano? 60.426.513. Sapete quante prostitute ne hanno comprato uno per raccogliere le ricevute? Sapete quante sono? Zero, nisba, nada! Oh, 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 che ridere! Ci sono 6 milioni di famiglie di produttori di anelli per faldoni che muoiono di fame solo perché le signorine qui sono troppo sfruttate per emettere regolare fattura! Smettila, va! Senti, cocco, io de gente strana ne so vista, ma uno come te, fio caro, ciao cuore! Sì, andatevene, facile rifiutare il dibattito, brave! Così rovinate anche l'indotto dei benzinai del nostro territorio che vi danno la nafta per scaldarvi con questi bidoni! Sono rimasto solo. Succede sempre così, dopo aver sparato un po' di puttanate rimango sempre solo. Però ho raggiunto il mio obiettivo. Ho liberato le strade dalle prostitute.
perché noi non vogliamo bocche di rosa, noi vogliamo solo prostitute per bene del nostro territorio, noi vogliamo bocche di ghisa. La chiamavano bocca di ghisa, pagava le tasse, pagava le tasse. La chiamavano bocca di ghisa, pagava le tasse ed era precisa. Subito dopo la prestazione tirava fuori il suo formulario e poi chiedeva al cliente mutande, paga in contante o col POS bancario. Chi vende l'amore è provocante e mostra un corpo da porno diva. Bocca di ghisa in preda all'orgasmo, gridava ho la partita IVA. Nel bilocale biancato di verde e con le foto di lei a Ponti. Solo ai clienti africani o rumeni offriva il vermouth col pesticida. Se capitava al cliente mostruoso che le frugava nella vestaglia, bocca di ghisa diceva a se stessa, lo faccio solo per Equitalia. Certo il lavoro più antico del mondo non è la vita più bella che esista. Tra Tasi e Tarsu non puoi darla gratis nemmeno al tuo commercialista. Capito? Detto così sembra tutto bello, però le cose erano complicate, la concorrenza era molto forte, specie da parte delle immigrate. Bocca di ghisa padana perfetta, amava l'ordine ed il decoro, pensa vendendo le schiave per strada, facciano le schiave a casa loro. Ma il suo problema non era solo, la concorrenza degli albanesi preoccupavano bocca di ghisa, anche i clienti e i loro arnesi. Credono tutti di essere stalloni, di avere un pisello tipo Belisco, e poi però si ammosciava tutto solo a sentir la parola fisco. Questo dettaglio davvero inquietante era sfuggito a bocca di ghisa, che poi magari vedeva alla moglie il resoconto della visa. La mia proposta è di chiedere le tasse alle puttane e ai protettori, con la Lega fa pagare loro ma poi difende gli evasori. Avete capito cosa faceva bocca di ghisa? Così vi dico che tutta sta storia mi sta prendendo una brutta piega, che qui l'amore si paga in nero, se c'è la tassa meglio una sega. A bocca di ghisa va male gli affari e deve fare anche il 7.30, sarà leghista, sarà padana, ma non è più tanto contenta. Ora la mia proposta, fare una puttanata, metto una felpa con soprascritto, bocca di ghisa ora sto zitto. E con questo finale cantato da Salvini, lasciamo stare ste povere donne, paghino tutti i cittadini. È necessario che io vi faccia rivedere l'intervista di Report fatta un anno fa a Carlo Tavecchio, quando era ancora presidente della Lega Dilettanti. Guardiamocelo, sentite bene cosa dice sulla donna, sentite, vai. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico, sì, della donna nel calcio. Ma in che senso sotto l'aspetto estetico? Perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. La donna handicappata, abbiamo riscontrato che è molto simile al maschio, che anche loro camminano erette, che hanno il pollice opponibile, comunque... Che poi abbiamo riscontrato che comunicano articolando le parole, fin troppe, tra l'altro. Meno male, ragazzi, che da allora in Lega Dilettanti è cambiato tutto. Adesso il presidente è Felice Belloli, che durante una discussione sull'aumento dei finanziamenti per il calcio femminile ha detto, con nonchalance, calcio femminile... Basta dare soldi a queste quattro lesbiche. Ve l'avevo detto che la donna nel calcio è molto simile al maschio. Pure lei ci piace la gnocca, non come i ricchioni. Ecco, ora, io mi chiedo però com'è che scelgono i presidenti della Lega? Come si scelgono?
Cioè, eleggono quello che vince la gara di Rutti in una birreria. Quello che piscia più lontano. Mi chiedo, come li giudici? Ma poi, cosa è successo al mondo del calcio dilettantistico? No, perché, a parte il sessismo dei presidenti, guardate qua, scusate. Calcio scommesse, maxi rettata, 50 arresti, partite truccate in Serie D e Lega Pro. Hanno arrestato 15 calciatori, 6 presidenti, 8 dirigenti e allenatori, 10 scommettitori tra italiani, maltesi, russi, cinesi, serbi e del Kazakistan. Ora, ragazzi, in Kazakistan scommettevano sulla nostra Serie C. Ora immaginatevi la scena, cazzo, esterno giorno, deserto kazako, tende cosacche, un urlo disumano che fende la tundra, spaventa i coyote, dentro la tenda due uomini impolverati, di cui uno con la radiolina... Fermi tutti! Dimitri, siamo ricchi! Igor ha segnato il Barletta! Ma che cazzo succede? Ma in Kazakistan? Ma poi da quanto tempo è che si scommette sui dilettanti? Perché io ho giocato nei dilettanti, quando mi hanno mandato via dalla Sampdoria, avevo 15 anni, sono andato nella Levante. Io ero quello, dunque, a destra, c'è la squadra lì, ecco, in basso, quello lì, ecco. Guardatelo, era il 1974, Stadio Carlini di Genova, campionato Beretti, io giocavo nella Levante C, il risultato finale di quell'incontro, Levante C 1, Dertona 4. Per la Levante C, gol di Roberto Stasio su assist perfetto di Maurizio Crozza. La vedete quella signora lì? Circolettata? Era la mia mamma, sola sugli spalti. C'era un altro signore, che era mio padre. E giuro, avevano litigato ed erano lontani. Come facevi a vendere la partita agli scommettitori in Kazakistan sotto gli occhi di tua mamma e di tuo papà? Non c'erano nemmeno i soldi per i palloni, tra l'altro. Dopo che ne avevi persi 3, ritiravano la squadra dal campionato. Cioè, e oggi si scommette sui dilettanti della Serie D. Ma da quando? Dall'ottobre dell'anno scorso. Me lo fate vedere, per favore, il titolo dell'ottobre scorso? Calcio, le scommesse aprono alla Serie D, la sicurezza garantita. Il principale gestore italiano SNAI garantisce livelli di massima attenzione. Saremo in grado di intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Ecco, diciamo che come anomalie 50 arresti forse sarebbero sufficienti. Cioè, l'hanno liberalizzata a ottobre del 2014 e a maggio del 2015 hanno già fatto la retata. Minchia che efficienza, ragazzi. Bravi tutti, sia la procura, sia gli arrestati. Cazzo, ci mettiamo 8 anni per fare un expo male, ma se c'è da fare una truffa bene, in 6 mesi la tiriamo su che nemmeno a Tokyo, cazzo. Tutte le volte che ci sono di mezzo le scommesse arrivano così tanti soldi che la gente impazzisce. Presidenti, allenatori, calciatori, io avrei una proposta. Ma se le scommesse portano in un ambiente barcate di soldi, ma perché non legalizziamo le scommesse nei settori che in Italia ne avrebbero davvero bisogno? Tipo la sanità. Guarda quell'osteoporosi. Io dalla Malesia scommetto 1.000 euro che il policlinico di Bari non gliela risolve. No, no, ho visto le lastre, 5.000 euro, che ce la fa, cazzo. Nel giro di 2 mesi il policlinico di Bari diventa l'ospedale di Grey's Anatomy. Però io però poi mi stanco a parlare di queste cose, perché naturalmente sono tutte cose che non funzionano, pesanti, gli arresti, e basta. Oh, io ho voglia di parlare dell'aspetto ludico del calcio. Ludico, surreale. Ecco, mentre io mi inviperettizzo, guardatevi un minuto di puro dadaismo dell'originale, guardatevelo. Che se ne dica, quando vado allo stadio soffro, ma non soffro perché sento la partita, sento, io sono un passionale, sono uno che ho il sangue blu nei vene, capito? Se voi pensate che si arriva a Genova da un'autostrada e si sta in città, c'è un casello e poi si parte con una cosa alta che è tutta appesa, sospesa, scendi piano piano e c'è il mare.
cosa c'è più di bello dei tramonti e delle albe di Genova? Consiglio a tutti di andarle a vedere, perché Genova è Genova, no Genova, è Genova. Quando ho detto lo stadio sul mare mi hanno preso un po' in giro, perché secondo me hanno una cultura un po' retrograda. Buonasera, buonasera Presidente Ferrero. Sì, buonasera. Sono arrivato? Eh? Mi apre, capo? Cosa... Cosa c'è a te? Stia attento, buonasera. Buonasera. Sono arrivato col tra. Ah, il tram sarebbe. Ma chi no, ma non il controllore te? No, io no. Vuoi vedere il biglietto? No. Dai! No, beh, ma... visti uno, visti tutti, dai. Va bene, sì. Te lo racconto io. No, ma io non sono il controllore, non voglio vedere niente, guarda, io anzi vorrei approfittare. Io lo prendo sempre il tram. Bene, il tram, sì, va bene. Lo prendo pure per andare da Roma a Genova, lo sa? Non faccio credo perché... tutta l'autostrada. Sì. Che sale, sì. Che scende. L'autostrada. Alla fine c'è il casello nel mare. Vabbè, questo... Ma ricorda la canzone? Non comincio, ma non lo so quale, ce ne sono tante. Quella di Orietta Bertinotti, se ricorda. Berti. La gara estinta che si estinta perché non lavava il candeggio. No. Dai, quella canzone faceva. Evviva, finché la barca, finché la barca, finché la barca. Va. Vado, arrivederci. No, già. Finivo la canzone, la prego. Dove va? Senta, allora, dato è da un po' che quanto non la vediamo. Sei cambiato. No, ma non sono cambiato. Sei credo. Diventato altissimo. L'ultima volta eri alto così. Quindi uguale, non sono cambiato, sono uguale. Oh, ma perché non cresci? Ti danno il latte in polvere. Ma non sono uguale, guarda. Se... piglia un po' del latte in polvere. No, no. Fammi sentire che sono madre. No, ma la prego. Allora, senta, possiamo parlare di calcio? Perché siamo alla fine del suo primo anno a Genova. Genoa, non Genofa. Ma neanche Genotra. No, ma nessuno l'ha detto. Ma neanche Cagliari. Ma che c'entra il Cagliari adesso? Ma che c'entra? Ma Genoa, capolavoro, se ricorda? Sì, no, chi non conosce Genova? Certo. Ma la città che ha dato i natali, Ivano Fossati. Questo è vero, verissimo. Che ha lottato fino all'ultimo come un leone. No. Noi ci ricordiamo sempre con l'affetto. È vivo, non è morto. Ciao Ivano, anzi, ecco, lo salutiamo. Devi accettare, dai. Ma è stato duro per me. Ma no, è vivo, lo salutiamo. Dobbiamo andare avanti, come sì, cantava ecco, l'immenso Paolo Conti, anche il grandissimo Bruno Flauzzi. Genova per Sul. Sì, no. Genova per Sul. Noi. Non correggermi. No, lo correggevo. Accettami così come. Ma sì, sono. Ma le dicevo solo che non è Genova per nei miei sbagli, nei miei capricci. Dai, sì. Ho fatto tanti sbagli nella mia vita. Sì. Ma anche tanti errori. Perfetto, ottimo. No, però dicevamo, se lei arriva di Genova, a Genova, sì, ecco, parliamo c'è di Genova. Un casello. Sì, come poi riparti, c'è un altro casello. A Genova. Poi riparti, c'è un altro casello. Vabbè, sì, c'è tutta la. Ho finito gli spicci per il casello. Ma non importa, non deve pagare adesso. Non e poi si parte con una cosa alta. Cosa? Beh, vai a Genova. Sì. Scendi poi piano piano. Ma perché? E deve... c'è il mare. Sì, è vero, a Genova c'è il mare, è bellissimo. Delle tra l'altro. Albe di Genova. Certo, quando... bellissime, con molto belle. Con questo sole che si specchia nella savana. Ecco, quella non c'è, la savana. Genova però... è amore, io sono un passionale. E questo è bello. C'è il sangue blu, vuoi vederlo? No, guardi, no. Te lo faccio vedere? No, non voglio vedere il sangue blu, vorrei parlare di calcio. Ah, cosa e prego? Basta, io! Ma cosa fa? Glielo dici te la scimmia che mi tira i cocchi? Ma non c'è nessuna scimmia. Dai, non cocchiamomi. Ma che cocchiamomi? Eccolo il cocco. Ma non c'è, dov'è? Non c'è il cocco. È non finito. C'è. No, non c'è beh, proprio. Allora prendo pistacchio, crema e zampaglione. Ma non possiamo parlare di calcio. Se lo ricorda zampaglione? Sì, lo conosco. Che è sposato con Claudia Cerini. Gerini, con la G. Cerini. Ma no, ci stare, cerchiamo di parlare di calcio. Allora, ci sono tantissime novità che la riguardano. Prima fa tutte che lei vuole comprare il Lecce. Beh, no? Dai, ecco, ho già parlato con il presidente del Lecce, sì, coso. Tesoro. Cuore mio, abbraccio. No, ma per favore, sì. No, tesoro è il nome del presidente del Lecce. Me la posso dirgli una cosa? Sì, la dica. Lecce, però... sì. La città dove sono nato. Ma no, ma lei è nato a Roma. Lei... Il cordone umbilicale era lungo.
vabbè, adesso la prendo. Lo vuole vedere? Non voglio vedere niente, vorrei parlare di calcio. Io voglio comprare Lecce, voglio portare in Serie B, in Serie A, in Serie 3. In Serie 3, va bene. È un sogno, dai, se lo ricorda come diceva Dean Martin Luther King Kong. Tutti insieme. Io non vendo sogni, ma solide realtà. Ma quello era un altro e non era nessuno di quelli, la prego. Te la compri una realtà? Non voglio niente. Senti quanto è solida. No, senta, là... La, per favore, allora, la settimana scorsa ha detto che la Sampdoria è vittima dei poteri forti. Ma di che poteri parla? Cioè... La telepatia. Ma no. Se ricorda? Se ricorda la telepatia? Ma sì, so cos'è. Ma io penso un numero da 1 a 7. No, va bene. Ecco, l'ho indovinato. Ma cosa? 8. Ma no, indovinato? Ma se era tra 1 e 7. Ci sono andato vicino al potere della telepatia. Non è un potere, non c'è è un potere come quello del film. Se ricorda quello del film, dai, capolavoro. Quel coso che viene mosso da un ragno, coso che fa le cose, si arrampica sui muri col sorcio. Ma nel sorcio è un'altra cosa. Non lo so. L'uomo magno, beh, ma ragno, la prego. Da un ma grande potere derivano grandi responsabili. Tra. Oh, basta con sti mortaretti. Ma che c'è mortaretti? Gente che dorme. Ciao, bellizzone! Facciamolo su, aspetto che ci sia sempre salvata. Io sono un grandissimo appassionato di fantascienza. Scienza, sì, ma più fantascienza. Che cos'è la fantascienza? E quando tu in pizzeria chiedi la Coca-Cola e quelli ti portano l'aranciata e tu dici questa è scienza? No, è Fanta. La cosa che mi affascina di più è quando la fantascienza cosa fa? Anticipa, no? Anticipa un futuro lontanissimo che però poi si realizza. Prendi Jules Verne. No, nel 1865 ha predetto con 100 anni di anticipo che l'uomo sarebbe arrivato sulla Luna. E ha descritto anche alla perfezione i razzi. Non razzi. Ci ha messo anche la bandiera americana. Poi ha provato a ipotizzare anche la fine della metro C a Roma. Da lì non ci è arrivato. Prendiamo un altro, Asimov. In un saggio del 1964 ha predetto i computer portatili, il videotelefono e i robot industriali. E poi c'è il più grande di tutti, più che visionario, un profeta, lui. Me lo fate vedere? Enrico Letta. Questa è la foto che lo ritrae subito dopo aver letto il tweet di Renzi. Letta, stai sereno. E il suo intuito, zac, proteggersi col caschetto. Non sto dicendo stupidaggini. Sentite come si chiama il libro di Enrico Letta uscito 3 settimane fa. Allora, ci sono dei bambini. C'è una macchina che è spinta. La collana si chiama Strada Blu. E il titolo è Andare insieme, andare lontano. Ok? Considerate tutti questi elementi nel loro insieme e guardate quanto ci ha preso. Enrico Letta coinvolto in un incidente con uno scooter nel centro di Roma. L'ex premier inglese aveva appena accompagnato i figli a scuola. Io sono impressionato perché noi siamo proprio ai limiti della divinazione. Sarà l'influenza di Letta, ma mi sento anche io di fare una preveggenza perché secondo me da Enrico a Enrico questa è una notizia che è benzina per una maratona televisiva. È già in linea. Buonasera e bentornati a una nuova, necessaria, improcrastinabile maratona televisiva sulla notizia che Enrico Letta ha tamponato uno scooterista da dietro. Una mossa che per certi versi ricorda quello che Renzi aveva fatto a lui un po' di tempo fa. Da dietro, una battuta storico-politica di nessuna ilarità, naturalmente, ma forse è meglio collegarci subito con Palazzo Chigi, dove vedo... E io mi ti ricordo che eri piccino da così. Poi si siamo cresce. Venuti dalla Calabria per trovare il nostro nipote che lavora in televisione. Ma fatti mangiare, sta baciando. Io sto facendo una maratona televisiva sulla 7 su Enrico Letta. Ma sta a scherzare. E ti ricordi quando eri piccolo che ti piacevano tanto le favole e parlavi. Lo scassamento di palle. Ma quando abbiamo scoperto che fino a 18 anni per addormentarti ti ciucciavi il dito. Io non voglio deludervi, simpaticissima famiglia calabrese, ma io sono nato a Milano.
forse mi state scambiando per una altra persona. Ma mangia tanto che ti ha portato zietto che ti vuole tanto bene. C'è una faccia da malato, mi sembra. Bravo, perché anche al nord noi dobbiamo sempre tenere alto il nome di noi membrana. Io mi scuso, ma non sono membrana. È qui l'equivoco, forse è questo. Io sono Enrico e Mentana, conduco un maratone televisivo. Ma no, che le brave, che le stanno TG1. Figurarsi se stesse qua. Invece è qua, è il nostro fonico che si chiama Membrana. Sì, sì, sì. Adesso cosa? Quando sto aspetta, ma ci sono due. Perché ci sono nuove cose brutte? No, la buia. Ma non c'è lo stronzo. No, la buia. E no, stavate qua, tutto questo affetto mi aveva commosso, scusatemi, un momento di debolezza. Spero che mi commuova anche la Sacchioni, che è in collegamento da Palazzo Chigi per sondare gli umori del governo sull'incidente Letta. Vai Sacchioni! Buonasera direttore, sono molto felice di essere qui. Scusa Sacchioni, forse il segnale che è disturbato più del solito, ma hai cambiato pettinatura? No. Volto? No. Corpo? No. Tu non sei la Sacchioni, dai. Sì, sì, sono la Sacchioni. Come fai a essere la Sacchioni? Guardi, ho anche il documento, mi chiamo Sacchioni. Ho capito, ma non sei la Sacchioni giornalista, l'inviata delle mie maratone televisive? Ma no, quella è mia sorella. Ah, ecco, vedi, ci stiamo piano piano e avvicinando. No, maratona televisiva, ci si arriva lentamente a scoprire con chi cazzo mi sto collegando. Scusi signorina, come mai non sono collegato con la Sacchioni delle maratone televisive? Lei ha vinto una crociera con un gratta e vince, adesso starà via per 6 mesi. E perché nessuno mi ha detto niente? Ah, io non lo so. No, ma bastava dire cane, guarda, io ti mollo e me ne vado via. Ma qui lo sapevamo tutti, no? Ma non credo che lo sapessero tutti. Lo sapevo. Io lo sapevo. Anch'io. Anch'io. Anch'io, sembra la pubblicità del preservativo, lo sapevano tutti. Ma sì, in fondo perché dirlo al direttore delle maratone televisive che non conta niente. Comunque abbiamo la sorella della Sacchioni e colleghiamoci con la sorella della Sacchioni davanti a Palazzo Chigi. Palazzo? E Chigi. Mi può dare qualche informazione su... No, mi può dare qualche elemento su Chigi, direttore? Sì, è la sede del governo, sorella della Sacchioni. Ah, questo? Sì. Che bel posto, sì, che carino! Carino, santo patrone delle maratone televisive, perché non mi fulmini secco subito? Mi faresti una grazia. Sorella della Sacchioni, scusa, visto che siamo in ballo, ma che lavoro fai? Attualmente nulla. Ah. Non so bene cosa fare. Confusa. Sì, confusa. Sì, un po' confusa. Idee? Tante. L'estetista, la fashion blogger. Sì. E poi ho un sogno. Beh, non facci... Stiamo pendendo tutti dalle tue labbra, sorella della Sacchioni. Dici qual è il sogno? Vorrei aprire un camioncino tutto mio. Io mi scuso con i telespettatori a casa perché anche un camioncino tutto mio non vuole dire molto. No, però anche fare la giornalista non mi dispiacerebbe. Allora, ma sì, io amici vorrei dare un'opportunità alla sorella della Sacchioni che è evidentemente simpatica. Se riuscissi, sorella della Sacchioni, a darmi qualche dichiarazione del governo sull'incidente di Letta. Letta? Ma sai che il camioncino tutto tuo non è una brutta idea? Torniamo in studio per cortesia. Grazie Sacchioni, ci sentiamo dopo. Ma chi senz'altro non mi mette tristezza al nostro Cerata, che è sul luogo dove è avvenuto il tamponamento tra Enrico Letta e lo sventurato motociclista. Vai Cerata. Buonasera direttore. Cos'hai Cerata? Che succede? No, niente direttore, che fa un po' freddo qua. Come freddo? Sono 30 gradi, Cerata, questa risposta fa acqua da tutte le parti, dai. Non dica acqua, la prego. Comunque direttore, praticamente è successo che, come si chiama, Letta praticamente ha fatto l'incidente dopo che ha accompagnato i figli a scuola, questa pare che sia... Cerata, si capisce benissimo che è un bisogno fisiologico, dai, su. No, direttore, io sono un professionista, non mi permetterei mai di rovinare il collegamento. Cerata, il dovere di un giornalista è dire sempre la verità e tu, diciamolo, devi banalmente a pisciare. Sì, direttore. Appunto, allora vai a pisciare. Intanto grazie, noi abbiamo direttore. Un video di Mattarella che esprime solidarietà a Enrico Letta, vai. Ah, mamma mia, mi stava scoppiando la vescica.
È da stamattina che la trattengo. Evidentemente audio e video non corrispondono, regia. Avete lasciato l'audio di Ceratta aperto. Ah, che liberazione, stufanatico della maratona televisiva. Manco il tempo di pisciare, mi lascia stufanatico. Chiudete l'audio, per cortesia. Fermate il video, chiudete l'audio, basta, vi prego. E chiudete l'audio. Io mi scuso, soprattutto con Mattarella, che già parla poco, se poi quando finalmente parla noi lo doppiamo con Cerata e a che piscia, non siamo più un TG, siamo Leslie Nielsen, una pallottola spuntata. Regia, che ne dite? Vi va se restiamo sull'obiettivo della nostra maratona televisiva? Sincronizzati! Scusate, è partita un'esibizione di nuoto sincronizzato. Ho detto evidentemente la parola sincronizzato, allora sono partita la maratona televisiva sincronizzato, non male, l'esibizione di nuoto sincronizzato a secco, perché evidentemente mancava l'acqua. L'acqua è arrivata un po' in ritardo, ma è arrivata. Sigla. Buonasera, buonasera senatore Razzi. Allora, parliamo di una cosa che la riguarda da vicino. Non l'ho fatta apposta. Cosa? Non ho ancora fatto, cos'è? Era il cesso di un bar, Ma non ho ancora chiesto io niente. Penso che a tutti è capitato di versare dell'olio di una macchina usata nel cesso di un bar, No, a parte prima che però non... io ho chiesto un caffè come si fa sempre, quindi sono in regola. Sì, ma e non... comunque c'ho l'alibi, posso portare dei testimoni falsi. No, ma non avevo ancora finito la domanda. Dicevo che la riguarda in quanto lei è in Senato e nella Commissione sulle politiche dell'Unione Europea. Ah, ecco. No, questo non credo. Sì, no, guardi che c'è anche sul... Io non credo che adesso per prendere il vitalizio in cambio il Senato mi chieda di fare qualcosa. Come no, certo. Non penso, perché sarebbe ricatto. No, lei lavora, è pagato. Magari mi hanno mandato una mail, ma c'ho la casella intasata dei corsi d'inglese. Sì, ma che cosa... Quelli che si intitolano Enlarge Your Penis. Allora, non sono corsi di inglese quelli, lasci stare. Dai, che li conosci pure tu. No, non li conosco, non li conosco. Dai, che li conosci. Non li conosco. Allora, la prego. No, la prego. Per favore. Per favore. Non li conosco. Un'occhiata al volo. Non li conosco. Amico caro. Mi pare però che tu c'hai il computer rotto. Non li conosco, basta, non li conosco. Vabbè, dai, diciamo che è freddo. La smuole smettere, ma non sì, è il freddo. No, non è... Amico caro, sì, tanto... Tanto li ho visti. Ma io no, sono non... tutti uguali. Si tratta di mettersi un peso al sacripante. Lasci sta, non ci interessa. Voglio... Usa i piombi da bolentino per pescare. Mio cugino si mette un'ancora. Perfetto, va bene. Mettiti un'ancora, sì. Infatti non li si sposta più. Perfetto, ma non... Ecco, parliamo di cose serie. Ecco, parliamo dell'Unione Europea, che sta facendo un piano per l'immigrazione con l'ONU. Finalmente, direi, si lavora in team. Questa è una bella notizia. Mi fa piacere, finalmente fai un lavoro vero. Chi? Cosa? Quando le fai le telefonate verso tutti? Ma no. C'è una tariffa... Che no, più tua moglie ti chiama scassando la minchia, più ti ricarichi, divento miliardario. La prego, senatore. Allora, risponda seriamente. Gli stati membri della UE sono divisi sulle quote migranti. Lei cosa ne pensa? Io penso che è giusto fare la quota. Ah, giusto? Io credo sì, anche perché se tu vai alla SNAI che ti vuoi giocare se un barcone arriva primo oppure piazzato, devi sapere quanto lo danno. Fare lo scafista è bello, No, non è bello. Anche se come mestiere osurante che c'è a che fare con la clientela negra, che non è che tutti sono educati. No, no,
la prego, questo è razzismo, eh? No, non credo. Sì, sì, no, infatti, che quando vedo una donna dell'extra comunità incinta sull'autobus, io il posto a sedere non ce lo do, proprio tale quale che se fosse mia moglie. No, ma... E questa è civiltà. Ma guardi, cambiamo argomento un attimo. Parliamo di commercio estero. Se io le dico TTIP, urrà. TTIP, urrà. Ma la prego, facciamo un TTIP, urrà. No. Per il giornalista che c'ha il pene, basta, che sente freddo. TTIP, urrà. No, allora. Facciamo per scherzare un po', amico caro. Non scherziamo. TTIP sta per Transatlantic Trade Investment Partnership. No, questo non credo. Sì, sì, e questa è la... Io le categorie di YouPorn le conosco tutte. Ecco, ma infatti non è... Magari c'è non stato è... un corso di aggiornamento, ma io aspetto che arriva l'avviso in bacheca al Senato, che lo faccio gratis. Ok, ma è colpa mia. Allora, il TTIP è un trattato internazionale per il commercio, molto controverso, parla di libero scambio. No, non quello che pensa lei. Libero scambio di merci tra continenti. Ecco. Allora, in sostanza, se passa l'accordo, potrà succedere, ad esempio, che arrivino in Italia alimenti che non rispettano i nostri standard sanitari. Ecco, forse l'eccesso di liberalismo è un rischio. No, questo non credo. No. Io penso che la libertà è bella, soprattutto quella di stampa. Ah, certo. Io, per esempio, certo, ho mio cugino che stampa le etichette con la data di oggi sui tubetti di maionese del 95. Ma quella non è la stampa. Penso non... che è giusto, che è libero di farlo. Ma non anche è vero. Perché tanto è, poi a mio cugino manda la maionese in Cina, ma... lì che se si sentono male gli viene il colorito giallo, mica se vede. Allora, no, senta un attimo. Allora, calma. No. La prego, senatore. Cerchiamo di una domanda seria di politica. Parliamo delle elezioni amministrative in Trentino Alto Adige. Forza Italia è crollata al 4%. Con la matematica andiamo malino, eh? Beh, insomma. 4% fa 400, amico caro. No. Vuol dire che sono venuti a votarci anche da altre regioni. Non funziona così la statistica. Comunque, secondo lei, il coordinatore di Forza Italia in Trentino Alto Adige dovrebbe fare un passo indietro? Perché in Inghilterra si fa così: quando un politico perde, si dimette, no? In Inghilterra, non so cosa se ha letto. Cosa fa in Inghilterra? Se un politico perde, si dimette. È normale. Non dire queste cose a quest'ora, che ci sono i bambini che ci guardano. Ma no, ma invece è una cosa importante per chi loro. Chi perde si dimette, certo, sei cretino. Ma in Inghilterra. Ma sei inglese tu? No, ma cosa c'entra? Ma tu sei inglese? No, ma in Inghilterra. E che minchia te ne fotte? Te lo dico anche in inglese. What minchia te ne fuck? Ma lasci stare l'inglese. Gli inglesi non capiscono un cazzo. No, stia buono. Hanno una malattia, tutta loro. Ma quale? Ma la coerenza. Non è una malattia, è un valore importantissimo. Che se si candidano coi conservanti, restano conservanti per tutta la vita. Conservatori, se mai sono conservatori. Sai qual è il futuro di noi di Forza Italia? Quale? Il PT. No, non credo. La crana vera ora gira nel PT. Ma no. Adesso che se ne vanno anche gli scassaminchia di sinistra, mi si apre una prateria. Ho capito, però... Amico caro, io vengo da Di Pietro, l'Italia dei valori. Te la ricordi i valori di Stacci? No. Dobbiamo fare tutti come quella del Parlamento europeo, Barbara eroina. Ma chi? Ah, no, Barbara Spinelli. Si comincia con gli Spinelli, si finisce con gli eroini. Quella prima, amico caro. Sì, vabbè, ma non... Amico caro, amico caro. La sento, sono qua, la sento. Quella prima ha detto, votatemi, tanto non vado al Parlamento europeo. È vero, ha fatto... Poi l'hanno votata e si è tenuta al seggio con la lista di Tsipras. È vero, l'ha fatto. Poi ora ha pure cambiato il partito, amico caro. Infatti, guardi, che sia ancora al Parlamento europeo è uno scandalo, no? Infatti è uno scandalo che sta al Parlamento europeo, una così deve stare in Italia. No. È la numero uno, non proprio. Lei deve diventare senatrice a vita per meriti sul campo del farsi di cazzi. No, non è così. Tra l'altro, io glielo dico, ma la Spinelli è di sinistra. E allora, tu stai ancora a pensare alla destra e alla sinistra? Certo, perché... Ma non te la ricordi cosa diceva quel cantautore Giorgio? Chi? Il fratello della Lilli. Ma chi? Gruber. No, Giorgio Gaber, la prego, non vada a toccare... Diceva, ti fai la crana con la destra, ti fai la crana con la sinistra. No, diceva, cos'è la destra, cos'è la sinistra. No, ma non tocchi Gaber, la prego. Caro amico, mo ti spiego questa storia che tu dici solo magna. La politica è una cosa molto seria, l'importante è che uno ci guadagna. Fai la crana a destra e pure a sinistra. Un po' la destra, un po' la sinistra. Darò un seggio a tuo cognato in Parlamento, è sicuramente un po' di destra. Se lo fa truccando le primarie, invece tuo cognato sempre di sinistra. Fai la crana a destra, e pure a sinistra. Il
conflitto di interessi lo san tutti, l'ha inventato Berlusconi a destra, ma se nomini gli amici a Leni o alla Rai allora è di sinistra. Poco po' la destra, un po' la sinistra. Trasferire i fondi neri alle Bahamas come stile certo un po' di destra, ma se fai la fondazione centro studi c'è un'impostazione di sinistra. Poco po' la destra, un po' la sinistra. Se confessi di puntare al vitalizio dicon tutti che sei proprio a destra, se fai finta di scandalizzarti lo prendi uguale ma sei di sinistra. Fai la grana a destra e pure a sinistra. Tributare i clandestini in mare è crudele e anche un po' di destra, guardanare con i rifugiati se una coppa è proprio di sinistra. Poco po' la destra, poco la sinistra. Se ti taglio la pensione di sinistra, ma lo votano anche quelli a destra, cambiare la costituzione di sinistra, di anni fa invece era di destra. Fai la grana a destra e pure a sinistra. L'ideologia, l'ideologia, se c'era ancora era la rovina mia, e invece è morta, meno male, la cuccagna è questa qua, per tirarsi dell'Italia non rinascerà. Se non ti tocca, caro amico, di lavora, tirami la gamba, sì sì. Ormai tra quelli dell'opposizione l'unico lucido è Casaleggio, ve lo giuro, eh? Il guru, guardatelo qua, fatemelo vedere. Io l'ho già detto che sembra Robert Plant quando cantava nei Led Zeppelin. Fatemelo vedere, no? Okay. Guarda, lì sono identici. È fantastico, alle visioni riesce a prevedere il futuro. L'ultima previsione l'ha fatta 10 giorni fa, la profezia di Casaleggio. In Italia i giornali spariranno nel 2027. Vabbè, almeno con l'unità ci ha azzeccato. Perché lui indovina sempre tutte. Prima delle elezioni europee l'ha intervistata Lucia Annunziata e lui ha fatto una previsione delle sue. Guarda come ci ha preso, guarda. Se Renzi perderà le elezioni, ecco, se lui perderà probabilmente lui uscirà dallo scenario politico. Ah, questa è la sua previsione. Molto interessante. Se invece lo fa forse più debole di quanto è. Buonasera. Buonasera Gian Roberto Casaleggio. Senta, cosa prevede per il futuro del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi? Visto che, no, c'è... Sì. Noi dobbiamo tener conto... Sì? Però che nel 2036 no, ma anche più la tecnologia sarà così avanzata, sì, che in fila per prendere l'iPhone 10 ci sarà l'iPhone 9. Sì, no, ma io parlavo da un punto di vista politico, no? Il Movimento 5 Stelle da un punto di vista politico nei prossimi mesi. Sì, 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 no. Chiarissimo. No. Io credo che nel 2100... No, ma non così avanti. La carta sparirà totalmente. La carta? Per cui Belen sarà costretta a fare... il calendario di persona, officina per officina. No, ho capito, ma era veramente da un punto di vista politico, no? No, ma è chiaro. No, sì. Però bisogna tornare indietro di un po'. Ah, no, anche un po' più vicino a noi. Nel 2089 l'uomo subirà una mutazione per cui spunterà un terzo braccio. Ma cosa c'entra? E finalmente alle feste potrà tenere piatto, forchetta e bicchiere contemporaneamente. Bello, però è veramente... No, tutto bello, ma visto che lei... cioè... c'è un movimento politico che forse ha bisogno di una guida, no? Era più da un punto di vista strategico, politico. Sì, chiarissimo. Sì, no, però non... però bisogna tenere conto che nel 2098 una donna in missione su Marte atterrerà sul pianeta rosso. Sì. E le sue prime parole saranno... Quali? C'è solo questo tipo di rosso. No, io non credo, però... Tutto bello, ma no, veramente c'è molto, anche gli elettori credo che vorranno sapere, no, come... no, solo... Bisogna tornare un attimo nel 2056, ma no, ma è... perché l'inversione dei poli magnetici comporterà un'inversione dei proverbi e così serviranno due fave per prendere un piccione. No, ma... Guardi,
Cioè, veramente c'è bisogno Poi nel 2027 l'estinzione congiunta dei giornali e delle ciabatte, porterà le zanzare a dominare la terra. Andrea Zalone! La situazione di Renzi adesso non è facile perché ha nemici dappertutto. È capace di affrontare i problemi che conosce bene, come la destra, ma le difficoltà arrivano quando deve affrontare i problemi della sinistra. Lì si capisce che non è nel suo. Infatti l'unico avversario che teme davvero è lui, un combattente, un condottiero, Maurizio Landini, la grande guida delle masse operaie. Non so se avete letto che Franceschini ora vuole restaurare il Colosseo per farci degli eventi, no? Ecco, io mi sono immaginato Landini come il gladiatore che dentro il nuovo Colosseo sfida l'imperatore Renzi per i diritti dei lavoratori. Regia, così, c'è mica un Colosseo da improvvisarmi dietro? Ah, ce l'abbiamo. E c'hai anche per caso, ci avresti mica anche per caso una sigla? Ce l'hai, sigla. Operai della Thyssen, a 3 settimane a partire da oggi organizzeremo il più grande sciopero sociale che l'impero abbia mai visto. Saldatori, metalmeccanici, siderurgici, al mio segnale scatenate l'autunno caldo. Quale sarà il segnale? Ci farai uno squillo col cellulare? Col cellulare? Cosa stai dicendo? Lo sai che ho un simbolo dei padroni? Vi farò un segnale con la mia piletta che ho nel coltellino svizzero. Ma è giorno? E come facciamo a vedere la luce della piletta? Dici che non si vede di giorno? No. Chi è quello, Boschi? Lo chiamano il metalmeccanico. Il metalmeccanico. Il metalmeccanico è l'idolo dei poveri. Poveri? C'è ancora qualcuno che si occupa dei poveri? Voglio andare a conoscerlo. Io come segnale farei un post sulla pagina Facebook. La pagina di Facebook? Ma che mi spieghi poi come fa a farcela entrare nella fotocopiatrice per fare le fotocopie e distribuirle a tutti nella pagina di Facebook? Ma la pagina Facebook la vedono tutti, basta andare su internet. Su internet? Vai, saldatore, fagli vedere cosa sei capace di fare. Ci vuole la seggiovia per arrivare su internet. A me bastava sapere questo bene. So io come si fa. Tirerò sul borsello. Il segnale è il borsello. Quando tiro sul borsello, scatenate l'autunno caldo. Deponete le chiavi inglesi. Per presidente dell'impero devo parlare. Dite al vostro presidente che noi le chiavi inglesi le abbiamo già deposte, perché non c'è più lavoro. Che bella musica che odono le mie orecchie. Dove l'ho già sentita? È la colonna sonora del mio film, Il Saldatore. Scusa se ti contraddico, ma questa è la sigla dell'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi? Certo che i punti di riferimento culturali divergono in maniera eclatante. Te lo dico perché mi ricordo Simona Ventura che su questa musica diceva proprio credersi sempre, arrendersi mai. Simona Ventura? Sì. Simona Ventura! Spegnete sto giradischi, per favore! Hai un bel corazzo, metalmeccanico. Dove ti ho già visto? Forse alle Terme della Leopolda? Forse alla Domus di Sergio Massimo Marchionne? Come ti chiami? Mi chiamano il Saldatore. Come osi voltare le spalle all'imperatore del Consiglio? Schiavo! Ops. Operaio? Vieni qui e dimmi il tuo nome. Mi chiamo Maurizio Decimo Landini, centurione capo della Federazione Impiegati Operai Metallurgici della Falange e della CGIL. Amico degli operai licenziati, fratello dei lavoratori cassi integrati, e avrò la mia vendetta in questa vertenza o in un'altra. Questo qui è bravo.
Questo qui mi sente impolitico, me lo sento, spacca tutto. Maurizio Decimo Landini, perché decimo? Perché sono il decimo che tenta di fare una cosa di sinistra in questo impero, porco cane, gli altri nove li hanno già mangiati i leoni! Fammi capire, cosa vorresti tu, cosa vorresti fargli? Io vorrei che vivessimo in un paese dove il lavoro è un diritto e non una botta di culo. Vorrei un paese in cui gli imprenditori producessero i loro piumini qui in Italia, non nei paesi dell'est, dove i lavoratori e le oche sono spennati allo stesso modo. Non toccarmi la Moncler, sai. Io lo so dove vuoi arrivare. Questo mantello è un 150 grammi di piumino prezzato. Me l'ha regalato Ruffini all'ultima Leopolda. Ma non l'hai vista la Gabanelli? Ma non ti rendi conto che... Senti, ti prego, risparmiami il pippotto su Report, che fra poco c'ho la cena per finanziare il PD con quelli della Nestlé. La Nestlé? Sì, la Nestlé. Gente che ha saputo darsi la carica la mattina con il Nesquik. Ma cosa ne sai te del Nesquik? Il Nesquik? Loro prendevano il Nesquik? Stai scherzando? Più latte, meno cacao! Vai, Maurizio, digli come facevi la colazione tu la mattina, ti prego, diglielo. Lo sai come facevo colazione io? Lo sai, mia mamma, per far diventare latte marron, ci metteva le carrube! Come osi rivolgerti alla sinistra in questo modo? La sinistra? C'è la sinistra qui? Voi vedete la sinistra? Dove? Dov'è? Non lo so. C'è qualcuno di sinistra qui? Io di sinistra vedo solo i miei, gente che non arriva a fine mese, cassi integrati, licenziati, precari. Non mi escono le lacrime, non sono mai riuscito a produrne, non so come mai, però sto piangendo. E che palle, sempre a lamentarvi siete. E quando lavorate dite che vi pagano poco. Quando vi licenziano dite che non lavorate. Quando non vi cagano dite che vi lasciano soli. Non vi va mai bene niente. Da voi sempre solo lamentele, mai una proposta, che so, apro un bed and breakfast nel Salento. Che ne so, creo una start-up nella Silicon Valley, divento il nuovo bono degli U2. Mai! Gli U2 che naturalmente vengono prima dell'Equipe 84, giusto? Ci state affamando. Le tue politiche non fanno altro che creare una guerra tra poveri. Alto, fermo. Cosa hai detto? Allora, hai capito benissimo. Disperati contro schiavi, disoccupati contro clandestini. Fermati, fermati. Landini, posso dire che tu sei un grande. Guarda che quasi quasi mi verrebbe voglia di fare un selfie con te. Io invece ti darei una schicchera dietro l'orecchio. Immagino. Ma ti conviene conservare le energie, decimo Landini, perché al mio segnale faremo entrare 10.000 rom e daremo l'inizio al più grande spettacolo di tutti i tempi, la guerra tra poveri. Io me la vado a vedere in tribuna con la Boschi e la Madia. Bavetta, eh? Tranquilli, ci parlo io coi rom. Riuscirà il nostro Landini a rappresentare tutte le minoranze del paese in un unico partito? Porco cane, mi hanno colpito. No, direi che c'è un no di massima. Tra poco! Tra poco, qua, qualche minuto di Beretta, Razzi, eccetera, eccetera. Ciao, tra poco. Carissimi cardinali, carissime famiglie, sono felice di cominciare questo sinodo, che è un cammino che facciamo insieme sui temi della famiglia, anche quelli più spinosi. Dobbiamo dirci tutto,
con franchezza. E io vi chiedo un contributo sincero. Dobbiamo veramente parlare di tutto. Dei tradimenti, del divorzio. Toccheremo l'argomento del sé. Tratteremo l'argomento dell'uomo. E parleremo anche del preserva. Scusate, ma sono solo io che sento questo suono quando parlo, mentre dico omosessuale. Deve essere un problema al microfono, santità. Ah, è un problema del microfono? Sì, sì, sì. Che però quando dico problema del microfono non lo dico. E però se dico preserva... Eccolo di nuovo. Eccolo di nuovo. Preserva. Qui c'è qualcuno che fa il furbo. Cardinale Bontempi, mi fai vedere che cosa hai lì? È un rosario, santità. È un rosario. È un rosario. Me lo fai vedere? Ma è un rosario. E fammelo vedere. Cardinale Bontempi. Io te lo giuro che te... Perché facciamo così, ve prego? Non dobbiamo aver paura di aprirci, di parlare con le persone vere, con... Questa è la vita. Non dobbiamo aver paura di perdere il nostro potere. Io voglio parlare veramente, dobbiamo aprirci, ascoltare loro. Ve prego, guardate che belle famiglie, voglio parlare con la famiglia. Avete preso delle famiglie normali? Certo, abbiamo fatto una selezione accurata. Bravi, la selezione accurata delle famiglie. Venga avanti la prima famiglia. Prego. Dove? Buongiorno, ecco. Buongiorno, santità. Buongiorno, come mi fa piacere incontrarvi. Sono contento di parlare con voi. Ditemi, da dove venite? Santità, noi eravamo in vacanza, ma siamo corsi subito qui per dare anche noi la nostra testimonianza. Che bravi, e dove eravate? A Santiago di Compostela, sua santità, dove abbiamo fatto anche un seminario sulla provvidenza. Bellissimo. Sì, santità, ma prima abbiamo fatto una tappa a Fatima, dove abbiamo pregato insieme affinché apparisse la Madonna. Bellissimo. Voi siete normali, giusto? Sì, santità. No, perché... No, perché, giustamente, che è bellissimo. È bellissimo. Che è bellissimo, che vanno a Fatima e che vanno a... ma vi siete anche un po' divertiti, avete socializzato? No, santità, no. Noi la sera andavamo a dormire presto, eh. Tra l'altro in camere separate, santità. Pure. Noi abbiamo fatto voto di castità. Bellissimo. Che bravi, hanno fatto il voto di castità. Ma dov'è che vivete voi? A Međugorje. È bellissimo. Dai ragazze, per favore, avevo chiesto una famiglia normale. Posso incontrare per favore una famiglia normale? Io ho bisogno. C'è la seconda famiglia, per prego. Favore. Santità. Che belli, voi siete una famiglia normale? Sì, santità. Ah, avete incontrato difficoltà nel vostro faticoso cammino del matrimonio? Sì, santità, molto spesso. Ah, che bello, meno male. Ma quando litighiamo ci prendiamo per mano poi. Sì, ci prendiamo per mano, ah, sì? E preghiamo e chiediamo perdono per le nostre debolezze davanti alla statuina della Madonna. Sì, bellissimo. Bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. E poi dopo la statuina, che cosa è? Guardate statuina? La televisione? No, perché noi abbiamo scelto di non avere la televisione, santità. Bellissimo. Avete solo la statuina della Madonna? Sì. Sì, sì. Montalbano no, non lo guardate, solo guardate la statuina della Madonna. E bravi questi sposi. Bellissimo. E sono bravi. Meravigliosa coppia di sposi. Ma dopo? Dopo andiamo a dormire. Dormiamo, sì. Io non so cos'è, ma è cosa. E poi vi svegliamo, poi dove vi svegliamo? Ci svegliamo, sì. Che bravi, bravissimi. Che bravo, no, è una cosa è bellissima. Se fossero tutti come voi, però al mondo saremmo in 12, 13, no? Dico. Vi ringrazio, grazie. C'è una famiglia normale, un po' più, diciamo, prego. Una famiglia normale. Voi dove abitate? In convento. Bene, grazie, andate via. C'è la famiglia normale, avanti un'altra. Sì? Che belli voi. Fate sesso? Sì.
Ma solo per procreare. Quindi quante volte l'avete fatto? Una. Ecco, ci avete un figlio. Bene, figlio, grazie, andate. Andate, grazie, andate, andate, per favore. Scusate, io avevo detto che dovevamo aprirci al mondo con i problemi concreti. Ma sono famiglie normali, santità. No, non sono normali. Sì. Buffon e la Seredova sono normali. Che lui adesso si è messo con Ilaria d'amico. I figli dei divorziati sono normali, che devono andare una settimana dal papà e poi l'altra settimana a vivere con la mamma. Santità, ma con chi non rispetta il sacramento del matrimonio? La Chiesa deve essere intransigente. La comunione ai divorziati, no. Dobbiamo essere intransigenti. E certo. La comunione ai divorziati, no. Intransigenza. Allora lo dobbiamo fare anche all'interno, su tutto. Mano ferma, mano cardinale, ferma. Anche dentro la Chiesa. La mano ferma dovrebbe esserci anche dentro la Chiesa. La Chiesa, per esempio, non dovrebbe forse essere povera la Chiesa? Mano ferma, perché ci sono dei cardinali che vivono negli attici dei 300 metri quadrati. Dio forse non ha detto che la Chiesa deve essere in povertà? Mano ferma, da domani potreste vivere in alloggi dei 20 metri quadrati, giusto, cardinali? Ah, se ne stanno andando alla chetichella, vanno all'Ikea. La mano ferma, mi piace, mi sto scaldando, perché adesso volevo affrontare il tema dell'omosessualità all'interno della Chiesa. No, non si può offuscare l'immagine della Chiesa per poche mele marce, santità. Speriamo che siano poche, perché si è parlato del lobby gay, che pure l'Espresso ci ha fatto la copertina. Se fosse vero non sarebbero poche mele, staremmo parlando dei frutteti della Val di Non. Altro che Mykonos. Adesso va tanto il Salento, santità. Val Salento? Il cardinale Boltempi è un esperto. Mano ferma, giusto? Allora mano ferma con gli omosessuali anche all'interno della Chiesa. Stanno andando nel Salento. Ci stiamo assottigliando, Prossima volta il sinodo lo facciamo in una smart. Santità, però su una cosa non possiamo proprio cedere: il preservativo nella coppia. No. Giusto. No. E hai ragione. No. Perché nella coppia il sesso si fa solo per procreare. Assolutamente. Assolutamente. Certamente. Quindi secondo voi nelle discoteche di Ibiza il 20 d'agosto, dopo le 4 del mattino, ci sono 20.000 giovani che vogliono tutti mettere al mondo un figlio. Quindi quelli li lasciamo fuori tutti dalla Chiesa? Santità, va bene aprirsi, ma lei non ha calcolato il rischio a cui andiamo incontro. Questa è la sua ultima parola. Ah, no. La mia ultima parola è carcere per i pedofili. Avete visto? E poi non vogliamo dare la comunione ai divorziati, che poi basterebbe leggere il Vangelo, no? Perché non dobbiamo guardare la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello, piuttosto guardiamo la trave che è nell'occhio della Chiesa in questo momento, una trave che è così grande che potresti costruirci il nuovo stadio di Roma. E si farà l'amore, ognuno come gli va, e anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Ah sì, scusa, hai ragione, è ancora troppo presto. Buonasera e bentornati a Ketzinger della Buonanotte. Misteri e controversie. È vero che il carro dei buoi
Ha chiesto il test antidoping al pelo? Kessinger! Kessinger, economia, viaggio nella Grecia di viaggio nella nazione guidata dal partito di Sirikiv. Viaggio nel paese con il ministro dell'economia Varakur. E se andassimo in Corsica? Kessinger, domenica 8 marzo, giornata della donna all'insegna del rispetto dell'altro sesso. Ma non l'hanno già avuta l'anno scorso, eh? Che palle, cazzo! Kessinger! Scoperte sensazionali a Kessinger sull'uomo di Neanderthal. Hai capito? Chi l'avrebbe detto? Neanderthal aveva un uomo. Sto pezzo di... Kessinger! Misteri dei modi di dire. Cercare un ago in un pagliaio. Ma prendere un altro ago, no? Ce ne sono milioni, ti serve proprio quello del pagliaio? Ultime scoperte sulla vita di Gesù. Davvero era sposato? E alla moglie avrà mai detto: oh ciccia, io per andare avanti faccio dei miracoli, sai? Animali! Perché esistono i cani da riporto e non i cani da parrucchino? Persone paranoiche! Faremo il punto appena quella signora smetterà di fissarmi in quel modo. Kessinger! L'inchiesta sui grandi imprenditori. È vero che il sogno nel cassetto del signor Ikea era il cassetto? Kessinger! E infine i misteri del Quirinale. Una donna presidente inizierebbe il discorso di fine anno con: italiane e italiani, dobbiamo parlare. Kessinger! Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, grazie amici. Venerdì prossimo, la 7, ciao. Vi voglio bene, grazie. Grazie a Daniele Savi delle Luci. Grazie a Lorenzo che lavora in regia, confusi. Grazie a tutti, ciao. Andrea Zalone.